è partito il primo Gran Premio di Marano, questo piccolo colpo di teatro in diavolo che mi sia piaciuto. Il microfono, vai, vai in stereo. Allora, la Tecno nasce nel 1962. In 4 anni, dal 63 al 66, vince 3 campionati del mondo kart, che sarebbero questi. Nel 1967 inizia la produzione di vetture di formula, monoposto. 200 vetture costruite in 3 anni, con 300 vittorie in tutto il mondo. 3 campionati europei di Formula 3 consecutivi, dal 67 al 69, campionato europeo di Formula 2 con il grande pilota Clay Regazzoni. E qui con noi il fondatore, assieme a compianto fratello, della Tecno, Luciano Gianfranco Alperazzani. Cerchiamo di imitare Maurizio Costanzo, proviamo adesso, ce lo siamo. Allora, se io vi dico 54 Gran Premi vinti, 4 mondiali piloti, 7 mondiali costruttori, signori, abbiamo con noi l'ingegner Mauro Forghieri. Numeri incredibili, abbiamo un palco di ospiti veramente prestigiosi. 500 gare disputate, 151 diverse vetture pilotate in gara, 238 diverse vetture pilotate in prova, 208 primi di classe, 87 primi assoluti, in 48 anni di carriera senza interruzioni. Questo signore si chiama Luigi Moreschi. Sul palco un amico che è un meccanico da corsa, che ha corso con ha partecipato. Dove lo vedo? Non lo vedo, dov'è? Ermanno Cuoghi, dove sei? Ah, eccolo, Ermanno Cuoghi, qui sul palco con noi. Prende anche la sedia perché non c'è. È un meccanico che ha lavorato su Ferrari, Minardi, Ford, io non so, più di così, lo volevo, ce ne siamo usciti, Ermanno Cuoghi, eccolo, la forza! Inizia come team manager nel 1972, con la Formula Italia, poi la Formula 3 e la Formula 2, nei campionati italiano ed europeo fino al 1979. Nell'80 debutto come costruttore di Formula 2. Nel 1985 debutto in Formula 1, autocostruita. In 21 anni di Formula 1, 340 Gran Premi disputati, grande scopritore di talenti, e mi permetto di aggiungere questo, il leone di Romagna, perché il leone è quello della sua faenza e il leone è sul suo stemma. Giancarlo Minardi. Questa sera abbiamo qui con noi Francesco Sedea, Leonardo Cantergiani, Tecno Elettra Vignola, è una ditta che per noi a Vignola è quasi un orgoglio. Stasera con loro parleremo di questi, le nuove tecnologie. Classe 1966, 120 Gran Premi di Formula 1, di cui 107 con le vetture Minardi. Prime gare in monoposto nel 1980, campione europeo di Formula 3 nel 1983, secondo nel campionato internazionale di Formula 3000 nel 1988, porta la ribalta alle Minardi in Formula 1 per 8 stagioni, pole position alla 24 ore di Le Mans nel 1996 con la Porsche e vittoria alla 24 ore di Le Mans con la BMW V12 nel 1999. Romagnolo puro sangue per Luigi Martini. A questo punto vorrei presentare due amici che sono qui con noi, sono quelli che hanno prodotto le opere che vedete in giro per la sala. Sono due pittori che hanno avuto una brillante idea di creare una mostra di quadri che veramente sono bellissimi, sono cose che per me li considero veramente opere d'arte. Marco Collini e Pacchito Forrester.
sono timidi. Qui abbiamo un progettista. Quando uno vede una Formula 1 che va a 300 all'ora, pensa come è stato fatto, cosa hanno fatto, come l'hanno studiato, come l'hanno disegnata, cosa è successo, da che parte sono partiti, che testi hanno studiato. Qui con noi c'è Gabriele Tredozzi, progettista della Minardi, progettista di Formula 1 e comunque di vetture da corsa. Gabriele Tredozzi. Qui sono finiti i tempi di qualificazione, adesso comincia la gara. Storie di auto di corse. Allora, io comincerei con la mia passione. La mia passione sarebbe anche la Ermanno Cuoghi. Ermanno Cuoghi, io ho cominciato a vederti nel 74, quando tu eri l'angelo custode di Niki Lauda, quando Borsari era l'angelo custode di Regazzoni. Ci vorrebbe, io vi ringrazio, ma ci vorrebbe troppo tempo perché... Dici con chi hai lavorato più o meno un po', dove hai cominciato quelle cose qui? Ho cominciato un po' con Stabellini, ho lavorato per Carlo Silvi, ho lavorato per prima di nessuno, si chiamava Sirocco, vabbè, e poi dopo ho avuto l'occasione di lavorare con Carlo Silvi, da Carlo Silvi sono andato con John Wire sempre in Inghilterra a fare la GT40, Ford GT40, dalla GT40 la Porsche ha dato a noi la possibilità di correre con le loro macchine perché loro non correvano ufficialmente, e poi dopo tanto peregrinare ho fatto domanda da dare alla Ferrari decine di volte, non mi ha mai voluto, e poi grazie al cielo sono riuscito ad andare a fine 71, 23 dicembre 71 a lavorare alla Ferrari, di lì ho fatto esperienze, lavorato sui prototipi e poi dopo Formula 1 e Formula 1. Non è una storia, è veramente una verità. Quando uno ha letto questo libro viene voglia di rileggerlo, perché se uno si alza la mattina e che è triste, che è sconsolato, che c'è qualcosa che non va, legge quattro pagine di questo libro e dice: però che fortuna che ho avuto, guarda te, vado avanti bene, perché se c'è riuscito questo signore, ci devo riuscire anch'io. Questa è la verità. Non è deprimente, eh? No. Ho raccontato solo la mia storia. Allora, Giancarlo, gli obiettivi che purtroppo in molti casi non sono stati raggiunti, però... con me, Tredozzi è stato con noi in quasi tutti i 340 Gran Premi, perché è iniziato nel 88 in Minerva, è stato seminato un qualcosa e la passione si è riunito per raggiungere certi obiettivi. E i motivi tecnici, che se ne parlano un po' meno rispetto ai piloti, sono ancora nel mondo della Formula 1, anche al presidente dell'ACI, mi occupo di giovani e spero di riuscire insieme all'ACI, insieme a tutti quelli che collaborano con me, a riportare con l'animale raro che oggi manca alla Formula 1, un pilota italiano in Formula 1. Allora, io adesso passerei a Leo Cantergiani. È un vignolese, un amico, siamo coetanei. Lui dalla sua passione ha creato la Tecnolettere Group, che si occupa di aerospaziale, ferroviario, biomedicale. È un'azienda biomedicale, che diciamo che sei il numero uno del tuo settore. Non esageriamo. Numero uno. Non esageriamo. Uno e mezzo? Innanzitutto per le persone che siamo qua, noi dovremmo nasconderci. Ma ci hai fatto divertire col simulatore, visto che ce l'ha offerto lui, e si sono divertiti in parecchio, specialmente stamattina i ragazzi della Mediolanum, e io ho compreso. Era il minimo che potessi fare. Ringrazio, ne colgo l'occasione per ringraziare il signor Vettura, una moto, un po' tutto il pacchetto elettronico, elettrotecnico che serve per far funzionare al meglio una Vettura o una moto da corsa. Non so, però con le cose siamo andati anche in Inghilterra, paese storico. Costruirci gli due, uno per me e uno per lui. Fatti questi due go-kart, riuscimmo a fare qualcosa che devo chiederti una cosa. Nel 61, dopo quella fatidica frase "te fa il tuo mestiere, ti arresti il paese", io mi chiedo, uno come può fare, io mi metto nei miei panni, uno come fa ad andare davanti a un personaggio, una persona, un mito,
come Enzo Ferrari, dover imporre le mie idee a una persona del genere e dover contrastare le idee sue contro le tue, a gestirla quella cosa, che come si fa? Devo dire che a parte la frase che spiega molte cose, che io mi sono dovuto occupare dell'aspetto tecnico e sapevo che c'era qualcuno che si occupava del resto, non è poco, credetemi. Io sapevo che potevo fare quello che pensavo di dover fare senza avere dei problemi di carattere economico. Allora la Ferrari non aveva la Fiat, c'era solo Ferrari. E sapevo che lui mi avrebbe fermato se io sbagliavo. Qualche volta mi ha anche fermato, aveva ragione, io pensavo troppo in grande e non mi sapevo fermare. Però non era difficile per me lavorare con Ferrari, perché era un uomo che, al di là delle sue qualità, è ovvio che bisognava essere un gruppo coeso, e io vi posso dire che lo eravamo molto. Io, per esempio, ci sono stati dei periodi che mi dicevano: ma Sabine, fate il corso, perché io guardavo e quando arrivava la macchina io sapevo che il capo meccanico sapevano quello che dovevano fare. Le pulci le facevamo la sera, quando dopo coi piloti si doveva discutere e questi ti dicevano: la macchina fa schifo. Allora noi dovevamo dire cosa dovevamo fare. Ma posso dire che la Ferrari, mi auguro che lo sia ancora, è stata, almeno negli anni in cui ci sono stato io, una squadra da imitare. Io vi ricordo che i primi a fare le squadre per pilota siamo stati noi: capo meccanico, meccanici, tecnico, per il pilota A, e per il pilota B c'erano gli altri. Ci hanno copiato, purtroppo hanno fatto bene, sarebbe stato meglio che ci copiassero, però ci hanno copiato subito. Voglio dire, la Ferrari anche oggi, nonostante i momenti difficili, è una fabbrica che deve essere ammirata, perché non dimenticate una cosa: ha sempre corso, sia nei momenti in cui la battevano, sia nei momenti in cui vinceva. Pierluigi Martini, il vai e vieni dalla Formula 1 alla Formula 3, alla Formula 3000, ancora alla Formula 1. Io ti ho seguito come appassionato, sono un pilota molto eclettico. Nell'89 sei stato calcolato fra i 10 top driver della stagione. A parte Le Mans, di cui parleremo dopo, nel prossimo intervento, dici qual è stata la tua più bella soddisfazione, la tua più bella gioia in una gara importante, una gara di Formula 1? Ma buonasera, la mia gara è importante praticamente, in Formula 1 ne ho avute diverse, però diciamo che la più importante forse è stata quando sono riuscito a arrivare quarto al Gran Premio del Portogallo a pieni giri nel 91, dove ho sfiorato il podio e dove praticamente ero riuscito a tenere per tutto il Gran Premio abbastanza ridotto il distacco dal primo, quindi quello per me è stato il Gran Premio più bello. Ecco, un'altra cosa che ti chiedo: quando ti trovi insieme a un avversario e che devi andare a cercare la risorsa perché vedi che magari non riesci a recuperare un metro, è un tecnico di punta della Tecnoelectric Group. Parliamo anche di nuovo, anche se abbiamo una certa età, ma è tecnologia. Francesco, spiegaci. Francesco, del nostro gruppo, è il perfetto responsabile della nostra azienda, del nostro gruppo, è uno dei primi attori, appunto, guardi di questa attività. Alla sua bella nicchia di lavoro, non l'ho presentato prima, me ne sono chiedo scusa oggi. Bene, è per questo che dobbiamo fare noi stasera, no? Avio Race, bellissimo. Allora, Francesco, spiegaci un po' tutte queste nuove manettini. Chiamiamolo volante, ma non è un volante, è una console. Buonasera. Sì, da
dai primi degli esordi di volante di un kart, oggigiorno su una macchina di Formula 1 abbiamo una concentrazione di componenti elettronici tali da completare e renderla una console di comando a tutti gli effetti. Tramite il volante il pilota riesce ad acquisire, ad avere varie informazioni riguardo allo stato della macchina. In primis chiaramente il rendimento del motore, i giri, il cambio, la marcia e le temperature principali. Poi non solo, agendo sui vari manettini o sui pulsanti il pilota riesce a cambiare le strategie o configurare la prestazione della macchina in funzione di quello che è la situazione della gara piuttosto che le situazioni climatiche. Oggigiorno tramite l'elettronica, tramite i sistemi computerizzati si riesce ad controllare in maniera veramente puntuale qualsiasi cosa che stia succedendo. La macchina è equipaggiata di oltre 200 sensori che vanno a monitorare veramente ogni punto meccanico, ogni particolare della macchina, l'aerodinamica, le sospensioni, tutto, e il pilota può in qualsiasi momento abbia un dubbio oppure voglia verificare, riesce sul display del volante ad acquisire queste informazioni. Non solo, i tecnici che stanno ai box sono collegati in telemetria, quindi in tempo reale con sempre la centralina della macchina, e quindi via radio riescono a comunicare con il pilota e a dargli le istruzioni per eventualmente cambiare le configurazioni e le strategie. Quindi qua abbiamo un esempio, ma in realtà un volante Formula 1 è ancora più complicato e il pilota non può assolutamente aver memorizzato tutte le funzioni e tutte le configurazioni, per cui tante volte sentiamo via radio che l'ingegnere di pista comunica al pilota e dice: mettiti in questa posizione, cambia la configurazione in questa posizione, perché in quel momento loro vedono che così la macchina ha la prestazione migliore. Grazie Francesco. Se qualcuno del pubblico vuole chiedere un parere, vuole fare una chiacchiera con uno dei nostri ospiti, abbiamo le hostess nel parterre che possono portarvi il microfono, potete interloquire. Però è difficile. Ce ne sono? C'è qualcuno? Quel signore là. Per collegare il discorso del volante con sposa molto bene con Pierluigi Martini, cioè, effettivamente mi sono sempre chiesto in gara un pilota quanto tempo ha a modificare le impostazioni in tempo reale. Una volta è capitato di parlare con Pierluigi Aghini, gli ho fatto la stessa domanda, lui mi dice: ma io la devo integrare di quello che ho usato in garage, non l'ho mai acceso con lo scotto, non l'ho mai guardato. Quindi era per capire effettivamente quanto tempo ha il pilota per modificare in tempo reale le impostazioni sul volante, quanto può incidere e quali sono i momenti in cui viene effettuato, perché immagino che anche il rettilineo sembra molto lungo ma dura pochissimi secondi, quindi quanto è effettivamente il cambiamento d'assetto che viene fatto durante la gara? Guarda, per me è una domanda molto difficile da rispondere, perché quando guidavo io non avevo tutti questi bottoncini da premere. Mi ricordo che era un fatto di abitudine, se uno doveva cambiare, non so, io avevo la possibilità di regolare la barra davanti, la barra di dietro, di regolare la frenata, potevo parlare qui per radio gli ultimi anni, e già queste erano, diciamo, erano manovre abbastanza impegnative, perché ti distraevano sotto certi aspetti. Per quel che capisco, sono tutte persone che hanno fatto la differenza a livello di capacità personale, di capacità dell'essere umano. Oggi è ancora così? Se non è così, è meglio, è peggio? Come la vedete, come la vivete? Minardi ha mandato me, che sa che farò una critica molto grossa.
Io trovo oggi che i piloti hanno troppo da fare e qualcuno non fa neanche tutto quello che dovrebbe fare, e trovo che faccia bene, non bene. Ecco, comunque era appena laureato. Ecco, io mi chiedo, un giovane ingegnere appassionato che ha studiato, che si è laureato, e passare dalla teoria alla pratica, è chiaro che, a parte che ci sono degli esempi che sono passati dalla teoria alla pratica molto rapidamente, lei compreso, e quali sono le difficoltà più grosse? Avere la confidenza, avere la stima, avere la fiducia più che altro del costruttore, penso che sia una responsabilità bella grossa, specialmente per un giovane. Buonasera a tutti. Innanzitutto io credo di aver avuto una grossa fortuna di approdare alla Minardi, perché comunque è sempre stata la mia passione fin da bambino, quindi ho due persone qui di fianco a me che sono Sergio Pedersani e Mauro Forghieri, sono quelli che mi hanno sempre avvicinato a questo sport, e da fin da bambino io sono stato un appassionato di automobili e ho sempre pensato, sperato di poter lavorare nel mondo delle corse. Ho avuto la fortuna di arrivare alla Minardi e di fare un'esperienza che ha portato innanzitutto, credo che sia un'esperienza non ripetibile per gli ingegneri di oggi che fanno la Formula 1, perché comunque ho iniziato, ho fatto tutte le tappe e quello che secondo me ha dato la cultura più bella per arrivare a progettare una Formula 1 è quella di viverla direttamente in pista, perché quello che diceva prima Mauro, e voglio rilasciare quello che diceva Mauro, è fondamentale poter imparare sul campo quello che serve, quello che è utile, quello che è efficiente, che non è che si impara in un giorno. Potrei fare anche un esempio che da appassionato, io quando sono arrivato a lavorare in Formula 1 ero abbastanza, per uno che non aveva mai fatto gare, conoscevo le automobili, sapevo ogni componente di quello che voleva dire, quello che serviva, e comunque ero grandissimo appassionato, conoscevo tutte le macchine. Però io a un certo punto che, lavorando in Formula 1, lavorando nelle macchine, lavorando in pista, sono stato un ingegnere di macchina di Martini per tanti anni, arrivi ad avere un'esperienza giorno dopo giorno, gran premio dopo gran premio, anno dopo anno, e ti fai una tua cultura e ti fai certe opinioni di tutto quello che sono nella tua testa, riesci a pensare come... Per Giancarlo Minardi ci sono diventati famosi. Io volevo chiedere a Giancarlo tre cose, l'ultima è una chicca. La prima, il rapporto che tu hai sempre avuto con Ferrari. Io lo so perché ho sempre seguito questa storia ed era bellissima. Se c'era una scuderia che provava Fiorano era Minardi, se ha avuto i motori Ferrari li ha avuti Minardi. E raccontaci un po' di questo rapporto, così, a grandi linee, Giancarlo. Prima di tutto non sono un grande scout, sono i piloti che si sono messi in luce e io ho sempre calcato, come faccio tuttora, i vari circuiti e ho cercato di metterli insieme, visto che non mi potevo permettere certamente di andare a prendere un pilota professionista, di ottenere certi risultati che poi mi hanno dato con piloti che venivano e debuttavano in Formula 1. Detto questo, il rapporto con Ferrari, ma credo che sia è stato uno dei giorni più belli della mia vita, è stato nel 1974, fui convocato a Maranello dall'attuale presidente Montezemolo e lì è iniziato un rapporto, una conoscenza. Credo, io ero appassionato ovviamente di auto, ero un tifoso Ferrari, quindi quel giorno per me è stato come toccare il cielo con un dito, andare davanti al grande vecchio è stata un'emozione enorme e credo che abbia inconsapevolmente condizionato tante scelte che poi io ho fatto durante la mia carriera. Per tanti anni io ho avuto la fortuna di vederlo fino all'ultima volta che lui è andato in fabbrica nel maggio del 1988 e tutte le volte che ho avuto bisogno di un consiglio facevo una telefonata, il tempo da Faenza a Maranello, che allora era un'ora, adesso purtroppo si deve andare più piano, ma in un'ora io arrivavo, non facevo mai attesa, lui mi riceveva e mi dava i suoi consigli che sono stati molto preziosi, o comunque era uno scambio di opinioni. Ho passato tante estati a Fiorano quando lui una volta il campionato era più di c'erano meno gare, era più di c'erano meno gare, era più di. Buonasera, mi chiamo Marco Collini, buonasera.
sono toscano, vengo dal Chianti, perciò io sono una lingua completamente diversa da vostra, perché loro quando parlavano dialetto non capivo nulla. A proposito, un dolorino, ma come si dice lo gnocco? Sindaco, lo dica a lei, lo gnocco o il gnocco? La grammatica dice lo gnocco. Oh, allora io non devo più gli pneumatici, ma voglio dire come. La traduzione dice il gnocco. No, era un dolorino mio, perché siccome io sono un appassionato di macchine da questa una volta, mi sono stufato di sentire dire gli pneumatici, perché non so che cosa sono. Siccome non ci aveva un imbecille nella Fiorenza del 1200 che voleva parlare italiano, si chiamava Dante Alighieri, non si appedata nel culo. Ecco, io quando sento dire gli pneumatici, lei che cosa ne dice per il sangue? Hanno perso il capo. Le gomme, addirittura c'è qua che dice le ruote. Meraviglioso. Allora, dunque, prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori, questi due matti, Venturelli, Franceschini, perché bisogna essere matti con la pubblicità del sindaco e dell'amministrazione di questo paese. È meraviglioso, perché dalle nostre parti appena sempre un rumorino si fanno la butta, adesso ci mette le porte con quella sera, bellissimo, molto rumore. C'è un ambiente in quella macchina. Un signore, ma giuro, facciamo un giro, oh, ma c'è, che marmitta c'è? Sembra da ti faccio questo, ma non è un bugia, vero, eh? Noi da Firenze, di che parla? Alla Menarini gli portavamo gli psicofarmaci tutte le settimane, questi, sono 6 mesi che stanno lavorando su questo progetto e sono veramente meravigliosi, perché hanno una passione, teneteveli cari, perché vi faranno comodo, vi faranno diventare famosi questi. Marco, quando ci hai lavorato tu il tuo progetto? Vi porto alle corse. A proposito, io e il mio amico Patito Forster, che sembra straniero però è di Fiesole. Buonasera. Abbiamo ideato questo progetto di, come si può dire, per raccontare la storia del motorsport degli anni 60, 70 e 80. Lui dipinge a colori, io bianco e nero, se che non si ne dica mai. Tengo il microfono. Non è vicino? Non sono avviso. Allora, il nostro è un progetto di itinerante, chi ci vuole, insomma non siamo proprio belli, ma chi ci vuole a una manifestazione che riguarda le auto da pista, che riguarda la storia dell'automobilismo, ci telefona e noi si arriva al nostro furgoncino, si monta la nostra mostra e si cerca di fargli fare una bella figura, se si può. Allora, in questo caso, riassumendo tutto, perché Minardi ci andrà andare via, perché andrà alla messa. Perfetto. Allora, noi siamo stati onorati. Ah sì, Giancarlo di fare omaggio ai personaggi di stasera, io ho visto tutti su Autosprint. Questo signore qui, io me lo ricordo, in Autosprint alla fine del 71, questo cambialona. Sì, no, la cambialona era questa, era una fotografia in bianco, era un po'. Questa è la LMP1. Proprio un aneddotino che voglio raccontare. Questa macchina, allora, ha vinto le Mans nel 99, quando le Mercedes volavano, anche oggi volano. Basse, lì allora volavano alte, molto alte, perché alte, molto alte. Perché un pilota di una volta, di quando c'erano le gomme, non i pneumatici, era vincere il mondiale, vincere la 500 miglia di Annapolis e la 24 ore di Mans. Non l'ha mai vinta nessuno, però lui intanto ha vinto le Mans e non è poco, lascia stare. Metti in tasca. Grazie.
Ho pensato di disegnare la prima Minardi che è arrivata in Formula 1, che aveva un motore progettato dall'ingegner Chiti, se non sbaglio, e io la ricordo con molto affetto. Erano gli anni in cui stavo sempre a Imola, alla Tosa, andavo a vedere i test privati e cercavo in ogni modo di mettermi in contatto con questo mondo, che poi invece che non si metteva in contatto granché con me, dovevo cercarlo io. Adesso poi il mondo torna verso di me, il mondo della Formula 1, e sono i casi della vita. Grazie Minardi davvero. Ripetersi 11 volte, e quindi a me poi ci sono sempre piaciute le gare su strada, e la gara che più di tutte mi è sempre piaciuta. Nell'ultima del campionato del mondo del 73 sono arrivato quarto assoluto e primo degli italiani, quindi anche avevo una Chevron B19. Tu hai corso molto anche con Rosella comunque. Sì, ho corso una decina d'anni con Rosella. Sì, infatti poi hai avuto un palmarès di 300 vetture che hai usato per tanto. Ecco, perché hai avuto questa predisposizione più per le vetture a ruote coperte che quella con le ruote scoperte, pur avendo corso anche in Formula 3? Ma a me sono sempre piaciuti più i prototipi rispetto ai Formula, in genere, anche tuttora. Cioè, secondo me sono più belle, sono più simili a un'automobile, insomma, sono più belle di linea. Il Formula non mi è mai piaciuto molto. Io ho fatto qualche gara in Formula 3 nel 68 e poi sono tornato in Formula 3 nell'84, però è un tipo di macchina che non mi è mai piaciuto molto. Ho capito. Grazie Luigi. E niente. Introdurre in Formula 1 qualcosa di certo, di più efficiente, più veloce, non è semplice, non è carico di dinamico, di efficienza aerodinamico, che sono molto piccoli, che si mettono in macchina, e sicuramente la certezza di mettere qualcosa in macchina, di qualcosa in macchina che portano a dei vantaggi tangibili che te ne accorgi non immediatamente, ma un gran premio dopo l'altro, quando la macchina migliora rispetto agli altri o non peggiora troppo rispetto agli altri, perché tutti progrediscono. Quindi questo è stato un compito sempre molto difficile, un team che ha fatto sempre molto difficile, un team che ha fare qualcosa di positivo e rendersene conto, valutare molto bene della bontà delle modifiche fatte. Grazie. Signor Pedersani, una cosa che è più una battuta, però io a suo tempo ci ho voluto, mi è piaciuto, poi sa per la simpatia che ho sempre avuto per la terra, quale pilota di gara. Però quando al bar si sentì di al bar si sentì e poi dal Formula 1, per cui è stata un'immensa soddisfazione e il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo posti
e che ci ha dato molte soddisfazioni. Benissimo, grazie. Adesso vorremmo salutare i nostri amici romagnoli, Giancarlo Minardi e Gesine Tredozzi. Grazie di cuore per essere venuti qua da noi e mi auguro che la serata vi sia piaciuta. Grazie di cuore. Grazie. Che doveva essere di cristallo la lì, ma invece la facciamo vedere questa. La facciamo vedere questa. Aspetta, c'è anche il mamma che ci sta a salutare, anche il mamma, poi facciamo l'ultima domanda a Mauro Forghieri, poi dopo andiamo tutti. Anzi, Marco Collini e Pacchino sono qua, un attimo. Volevo chiederti, hai raccontato quella storia del carrozziere di Daytona? Riguarda un episodio che successe quando la Ferrari vinse a Daytona in grande parata, è diventata una delle fotografie. Durante le prove, sarò breve perché ho visto che sono le 10:30, qualcuno si sia anche stancato. Comunque durante le prove noi abbiamo un grosso incidente di parse scalfiato. Purtroppo la macchina sulla pista sopraelevata ebbe un danno enorme. Allora noi si andava alle forze, non ci avevano pezzi di cambio. C'era un motore, un cambio, qualche pezzo di sospensione. Purtroppo il codone della macchina era semidistrutto, allora non era in plastica, ma era in alluminio. Non avevamo un pezzo di ricambio, cosa facciamo, cosa non facciamo. Il codone della macchina era una delle parti, aerodinamicamente parlando, fondamentale, soprattutto in una pista corpo, e quindi la gente doveva anche seguire le altre macchine. Quindi io dissi, vabbè, andate tutti a letto, rimango io qui, il carrozzaio, un altro ragazzo che sapeva lavorare un po' la plastica, e poi dico, guarda, c'è Chinetti che ha un carrozzaio bravo, un uomo allampanato, Che gloria. Questo è per te, mio hermano, da parte di tutti, gli organizzatori. Che grande. Vediamo se la ragazza. Grazie a tutti, buona serata. Una cosa che praticamente è questa. Questo era Lorenzo Bandini, fa parte del territorio anche questo, visto che si sta parlando di cultura di Ferrari, anche questo personaggio fa parte del territorio. Mi piacerebbe ricordare tutti quei ragazzi dai 30 in poi, non ce l'hanno fatta arrivare fin qui stasera, che ci hanno fatto anche loro godere e divertire con la loro abilità, con la loro umanità, e non ci sono peccato. Io farei un applauso anche a loro perché loro hanno fatto. Io la bozzo, come si dice alla nostra parte, la bozzo qui, disegno il bianco e nero, scusate, io sono D'Antoni, Maggio e giugno, posso dirvi una cosa? Sono due artisti piuttosto bravi. Hanno un difetto. Amano degli oggetti che non sempre sono apprezzati da tutti. Perché l'interprete non è migliore dei modi, sia Marco che Patito. E quindi io accetto questo regalo con un po' di commozione, anche perché Lorenzo Bandini era un amico prima di essere un pilota, e vedo che lui ha interpretato la cosa come fa sempre, quindi devo dirgli grazie e poi ringraziare voi che avete avuto il coraggio di stare qui più di 2 ore ad ascoltarci, perché ce ne vuole del coraggio. Quindi io ringrazio tutti, vi auguro una buona serata nel continuo e sono un po' commosso. Eccolo lì, ho
pensato io. Questo qui. Anche lui era un amico. Qui c'è una cosa che probabilmente renderà molto più felice un'altra persona che è mia moglie. Perché lei è una supporter di tutti e due, ma in particolare del colore. E siccome uno è un bianco e nero e l'altro è un colorato, quindi è ovvio che questo è. C'è anche il paesaggio. C'è anche il paesaggio. Tutti e due. Sì, è ovvio. Quindi grazie infinite. Molto bella. Ti ringrazio infinitamente. Anche perché questo è un posto dove oggi le Formula 1 di adesso non potrebbero correre. Questo qui è il Flugplatz al Nürburgring, dove i piloti allora, i bravi, e Clay Ragazzoni lo era, facevano circa 50 metri alzandosi da terra con la macchina di 50-60 cm. Allora le sospensioni avevano un male di scottimento, adesso sono tutte come go-kart. Ecco perché devono rifare i circuiti piatti, se no le macchine non correrebbero più. Sono d'accordo molto col signore che è dietro, è sparito. Ah, dov'è? No, è lì. Grazie. Adesso c'è una cosa molto toccante. C'è guadagnato. Allora, Bachito Foster ha fatto un altro splendido disegno, che è quello che avete visto in tutte le nostre pubblicità e tutte le nostre sezioni, che è il disegno originale della Tecno Formula 1. Che è quello che è sulla nostra. L'ho appena detto, Gustavo. Stai attento quando parlo. Ecco, un amico del signor Pedersani, signor Beppe Scarani, che è stato pilota ufficiale per tanti anni su IndyCar e sul campo 250, tiene a essere di persona il lettore di questo omaggio al signor Pedersani. Prego, signor Pedersani. Dobbiamo dire grazie a Pachito e complimenti a questi due grandi vecchi amici. Passiamo alla parte d'ambiente, accomodi, con Beppe. E ragazzi, la serata è finita. Se vi è piaciuta, fate dei fischi. Se non vi è piaciuta, se si battete le mani, siamo contenti.